Benvenuti cari amici dell'invitato speciale in questo mio nuovo appuntamento. Mascherina sì o mascherina no? Adesso lo capiremo, siamo in un ambiente al chiuso con tante persone stanno arrivando perché c'è un gran ballo, il gran ballo di Natale. Allora, cosa ballerete oggi in particolare? Questa sera balleremo Mazurka del Gatto Pardo, delle Polonaise e che balliamo, Luisa, aiutami. Tutto il carnet abbiamo assolutamente anche il carnet. Ah, c'è il programma. Abbiamo un programma, quindi sono 20 balli che facciamo. Ma ce la faremo per il 6 gennaio? Ma certo che sì! Questo è un evento bellissimo soprattutto perché il Natale è pieno di magia ed ha un significato molto forte. Ma ci si tocca in questo periodo oppure no? Cioè, allora, come funziona? Allora, fino a una settimana, 10 giorni fa, abbiamo fatto tutte le coreografie senza l'uso delle mani. Quindi Nino ha inventato un nuovo metodo, proprio ballare senza toccarsi con le mani. Adesso invece, da una settimana a questa parte, possiamo toccarci però utilizzando i guanti e mascherina. Cosa sta bevendo? Tè. Ah, ecco, perché insomma all'epoca si beveva il tè. Sì. Giusto, e bisogna insomma mantenere proprio fermamente proprio questa convinzione che il tè fa bene e bisogna berlo in ogni occasione, anche in questa occasione qua. Tè, sicuro che è tè questo? Sì, sì. Bene, grazie. C'è un odore strano. Ecco, io adesso vi faccio vedere quanto è grande questo abito, bello, bellissimo. Ma la mia domanda è questa: quando dovete andare al bagno, come fate? Questo è un segreto. Le dame non lo dicono. Non lo dicono mai. Due gemelli, due ragazzi giovani, che ci fate qua in un'epoca che è passata da tanto tempo, vestiti così, e dovreste stare a giocare alla Game Boy, voi due? Ma giochiamo anche alla PlayStation, ai videogiochi, facciamo sport, però questa è un'attività che comunque facciamo con mamma, abbiamo scoperto con mamma, ci fa piacere fare. Ma si rimorchia qua secondo te? Silvana, da dove arriva? Da Roma. Da Roma. Lei è venuta vestita così, non so, in taxi, in macchina? No, sono venuta in borghese. Ecco, in borghese, poi si è cambiata qua, anche perché dentro un taxi non ci si entra così, proprio, no. Si è capienti. Cioè uno dovrebbe anche pagare, non so, l'IMU. L'extra. Ma questo è un evento bellissimo, fatto di tanta bellezza. Sì, e io voglio ringraziare sempre il mio amico Nino Graziano Luca, che organizza queste rievocazioni storiche, e questa sera siamo qui in Palazzo delle Esposizioni anche per vedere la bellezza di questi quadri. La bellezza è un omaggio a Roma. Come ogni anno, caro Gianni, il nostro Gran Ballo di Natale è pensato per rendere una serata speciale ad una persona che vive un quotidiano difficile, talvolta drammatico, ed è il caso anche di quest'anno, in cui abbiamo il piacere e la gioia di avere con noi Di Casa Paes, che è una giovane donna straordinaria che si è trasferita in Italia per amore e poi, ahimè, dopo la nascita di due meravigliosi bimbi, ha scoperto di avere il tumore. Dica, ma tu da dove arrivi? Io sono brasiliana. Brasiliana, giovane mamma, due figli, un amore italiano e tanta voglia di vita come tutti noi. E insieme diciamo zitto cancro! Thank you.
speranza è l'ultima a morire. Si dice anche russo così? Infatti. Come si dice russo? Надежда умирает последней. Esattamente, come ha detto lei. Allora, c'è il cavaliere già qui? Sì, che peccato. Ma no! Che peccato. Ma no, ma posso prendere... Io vengo. Sì, qualcuno mi prendere? Sì. Scusate, io ho da fare.